Wella gente, benvenuti sul canale, io sono Andati, ma iniziamo oggi una nuova avventura con My Time at Portia. Allora ragazzi, il gioco l'ho trovato scontato parliamo di PlayStation, sullo store PlayStation, per i non abbonati PlayStation Plus a 11,99€, mentre per gli abbonati PlayStation Plus c'era un altro 1,50€ di sconto, quindi con 10,49€ l'ho acquistato. Quindi andiamo ad iniziarlo adesso insieme. Allora, iniziamo con il nostro personaggio. Ok, facciamo la maschietto, vediamo la I voce. think I'll go talk with the research center first. I think I'll go talk with the research center first. I think I'll go talk with the research center first. They might think of something. I think I'll go talk with the research center first. I think I'll go talk with the research center first. They might think of Facciamola something. due, va. Allora, la voce numero 2. Allora, nome, naturalmente. Mettiamo Andadima. Ok. Allora, cambia colore. Cosa cambia il colore? Non cambia il colore. Ok, allora questo era il sesso, poi i capelli. Allora, proviamoli. E porta lo specchio dietro. No, vabbè. Vediamo qui. Allora, prima di tutto andiamo a mettere un bel colore nero. Colore capelli. Perché non mi seleziona? Non le vorrei metterli tipo neri. Allora, un attimino. Un po' così lunghi. Sì, dai, così forse sta un po' meglio. Lasciamoli spettinati al massimo. Allora, i colori. Non riesco a capire perché. Allora, facciamo un attimo così mi cambia. Ok, i colori. Però se io volessi metterli più scuri o più chiari, non me li fa mettere. Lucentezza capelli. Non mi fa mettere. Attimino, ragazzi. Vabbè, andiamo con il blu. È carino con il blu. Andiamo così. Poi, fisionomia. Ma anche no. Io lascerei questa qui, il colore della pelle è un po' più scura, troppo. Facciamo così, bella abbronzata. Allora, colore della pelle 1. Oh, vabbè.
Dai, lasciamo questo. Poi parte superiore, posiziono, vabbè, ma qui ci sarà tanto da fare. Posizione sopracciglia, forma sopracciglia, vabbè, facciamo un po' più piccolina. Spessore sopracciglia, ok. Dimensione degli occhi, vanno bene così. Forma degli occhi, ah, facciamoli così. Altezza degli occhi, distanza degli occhi, va tutto bene. Colore degli occhi, marroncino c'è, non sto riuscendo a capire, ragazzi, come spostare questo qua. Vabbè, dai, lasciamo gli occhi così. Parte inferiore del viso, posizione del naso, un po' più alto. Dimensione del naso, lasciamo anche così. Dimensione della bocca, altezza della bocca, forma della bocca, non lo facciamo troppo sorridente, una via di mezzo. Dimensione del mento, va bene così. Ampiezza del mento, no, va bene così. Lunghezza del mento, va bene così. Colore labbra, ok, va benissimo. Allora vediamo, barba, baffi, ok. Dai, mettiamogli questa bella barbetta. Lunghezza barba 1, lunghezza barba 2, no. Facciamo così. Ok. C'è da divertirsi un po', eh. Non so se dopo si può anche cambiare. Non gli metterei niente. Allora, questo che cos'è? Colore della barba, andiamo a farla uguale. Dai, la facciamo in marrone. Colore barba 1, colore barba 2, ah, ok. No, andiamo a mettergli quelli predefiniti. Colore emotivo bianco. Ok, allora andiamo un attimo ai capelli per vedere un po' il colore, metterli così, sì, dai, vabbè, facciamoli in questo modo, quel blu mi annoiava, con il codino. Allora, così o così, no, li lasciamo tutti spettinati, perfetto. Allora, dai, sta bene così. Ok, dai, andiamo. Resetta, nulla casuale, cambia colore sarebbe. No, non me lo fa. Conferma. Confermiamo, guida per continuare. Non potrai più modificare l'aspetto del tuo personaggio. Ok, allora scegli il tuo compleanno, lunedì, martedì, mercoledì, ok, giorno 1, mese 1, anno 1, primavera. Allora, giorno 17, andiamo, 17 gennaio, tra poco facciamo il compleanno. Facciamo così. Quando incontrerai il tuo vero amore, potrai comprare l'anello nuziale dal mercante misterioso per rivelare il suo tuo desiderio di sposarti.
siamo arrivati a Portia. We're coming up on Portia. Ci avviciniamo a Whoa, Portia. That looks beautiful. What are you gonna do there? Ruin diving? Vedremo cosa faremo. We get someone like you once in a while. Always seeking that adventure. Got to be young. Beh, sì. Well, good luck to you. Thanks. Peccato non aver potuto cambiare anche i nostri vestiti. Ok, allora ci siamo. My time at Portia. Allora, Presley, responsabile della gilda del commercio, ha incontrato Presley. Andatima. Presley? Presley, come stai? Ah, good to Felice see di rivederti, you spero che tu Hope abbia fatto buon viaggio da Barnarok. Barnarok, right. Giusto? È abbastanza That's lontano. Yeah. Già. Anyway, comunque, sono qui per mostrarti workshop, la tua so bottega, ora se vuoi seguirmi me, è qui vicino. Allora, ok, chissà com'è, non conoscevo mio padre così bene. Non ci ha lavorato più nessuno da quando tuo padre ha lasciato Portia tanti anni fa, era un caro amico. Già. Perfetto, allora scatto, usa R1 più L, salta con il cerchio, corsa automatica, premiamo L e muoviti con la L. Allora ragazzi, io andrei ad abbassare un po' il volume. Allora, soprattutto della musica. Abbassiamo tutti di un po'. Ok, continuiamo così. Vediamo se l'ha fatto. Sì. Ok. Allora, andiamo, vediamo, usiamo lo scatto, ok, e abbiamo la stamina. Presley, ed eccoci qua, la tua bottega. Questo posto ha sicuramente visto giorni migliori. Che cosa ne pensi? Sembra accogliente. Ora ecco una lettera del tuo padre. Da tuo padre mi ha chiesto di dartela dopo aver visto questa casa. Andati, ma quando leggerai questa lettera mi troverò già dall'altra parte del mondo. Mi dispiace molto, mi dispiace non essere stato il padre che volevi. È successo tutto all'improvviso e non ho avuto tempo di dirtelo o di trovare un modo per prendermi cura di te. Allora ho pensato a questa bottega, ora non sarà un granché, ma ti proteggerà dal vento e dalla pioggia. Ho lasciato tutti i dettagli su come creare le cose nel manuale della bottega, il resto dipende da te. Fai del tuo meglio e vivi una vita meravigliosa, sarai sempre il mio orgoglio e la mia gioia più grande. Grandi. Papà. Ok, ecco il manuale della bottega di tuo padre, prenditi il tuo tempo e domani vieni alla gilda del commercio di Portia. Si trova vicino a Piazza Peach, non puoi sbagliarti. Perfetto. Per quanto vorrei darti subito una licenza da costruttore, prima dovrei dimostrarmi le tue competenze con una serie di esami. Capito, a domani. Comunque, ti lascio in pace, vai a riposarti. Arrivederci Presley, grazie per l'aiuto. Nella tenuta di McDonald ci sono cavalli che si possono noleggiare. Qualora decidessi di avere le tue cavalcature personali, dovrei installare una stalla nel tuo cortile. Giorno 2, mese 1, anno 1. Ok, allora un attimino. Sì, alziamoci. Questa casa è così logora. Devo ripararla oppure non riuscirò a dormire. Perfetto, vai alla gilda del commercio, incontra Presley, quindi abbiamo degli obiettivi. E abbassiamo un attimino, non troppo, il volume. Volume sonoro. E musica, effetti sonori, sfondi, voci fuori dal campo. Va bene così, dai. Ok, allora, praticamente noi qui chiudi questo buco. Vediamo che succede, usa 10 di legna per riparare il foro. Ok, quindi questo che è più grande invece 20 di legna. Ok, 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 ok. Allora, adesso abbiamo letto, possiamo dormire. Tieni premuto impostazioni. Fammi vedere.
Andati, ma dormi, chiudi, niente, va bene. Allora, HP sarebbe, penso, la nostra vita, SP è la stamina. Ok, almeno credo. Allora, 1.2 martedì, ok, 2 gennaio. Allora, andiamo a vedere qua, pannello della casa, mobili, opzione aiutante, interrompi mietitura colture, ok, registro aiutante, quindi potremmo prendere anche in futuro degli aiutanti. Mobili, salute, energia, attacco, difesa, puoi ottenere dei bonus in attributi redando la tua casa. Perfetto. Allora, usciamo. Il corpo civile è il difensore dell'Alleanza delle Città Libere, mantiene l'ordine e si occupa delle rovine. Ok. Allora, gli oggetti luminosi hanno più probabilità di essere risorse da raccogliere. Premi Option per accedere al gioco. L'obiettivo della missione è contrassegnato da una stella sulla mappa del mondo. Quindi la mappa con il touchpad. Ok, possiamo ingrandire. Sì, noi dobbiamo praticamente andare lì alla Gilda del Commercio, che è qui, che sta aperta dalle 8 alle 20. Ok, la mia casa si trova praticamente qui. Vediamo un po' il menu. Abbiamo la mappa, il calendario, l'album di foto, naturalmente adesso non ne abbiamo, un inventario, quindi esperienza, salute, appunto energia, era l'energia, la resistenza, attacco 15, difesa 8, possibilità di critico 5%, durabilità 0%, moltiplicatore di danno critico da mischia, moltiplicatore di danno critico da distanza. Usa gli oggetti, tieni premuto per dividere, scambia barra oggetto, eccetera, eccetera. Quindi potremmo anche successivamente vestirci il personaggio. Tutorial dell'albero dell'abilità. Premi X per aggiungere punti abilità. Ogni abilità ha un limite massimo diverso. A un livello si possono aggiungere al massimo 5 punti. Dopo aver raggiunto 5 punti si sblocca il livello successivo. L'abilità finale dall'effetto eccellente. Ok. Quindi noi adesso punti abilità non ne abbiamo. Abbiamo questo allenamento intensivo, l'esperienza ottenuta aumenta del 5%, vabbè, combattimento, raccolta e social. Ok, poi abbiamo la missione in corso fatto, scusate ho sbagliato il tasto, in corso fatto e incarico della gilda. Ok, va alla gilda del commercio, nuovo giorno, vai alla gilda del commercio per incontrare Presley. Ricompensa, vediamo. Praticamente esperienza e aumenta del rapporto con Presley. Dettagli missione, incontra Presley. Poi c'è il manuale. Manuale bottega, catalogo oggetti, indice assemblaggi. Quindi ti do il benvenuto alla prima pagina del mio manuale della bottega, dato che probabilmente sarò l'unico a leggerlo. Ciao a me. Cercherò di mettere per iscritto tutto quello che imparerò durante la mia esperienza con la bottega. La lezione numero 1 è la più importante. Presley mi ha appena aiutato a costruire la mia stazione di assemblaggio. Ora scriverò come usarla per bene. Vado alla stazione di assemblaggio. Apro questo manuale e scelgo un diagramma. Una volta apparsa la struttura dell'oggetto, posso cominciare a inserire le varie parti. Per montare una parte, devo averlo in mano. Vado verso la struttura e il luogo evidenziato e premo quadrato per inserirla. Posso annullare il processo di assemblaggio in qualsiasi momento alla stazione. Tutti gli oggetti utilizzati andranno direttamente nel mio inventario o resteranno per terra nelle vicinanze se il mio inventario è pieno. Quando finisco l'assemblaggio posso mettere l'oggetto nel mio inventario, quindi è giorno di palla, evviva! Ok, quindi, ok, possiamo fare il forno di pietra, macinatore, lavora piccole parti di grandi quantità. Ok, ma questo lo vedremo comunque anche dopo. Allora, andiamo al catalogo degli oggetti. Possiamo fare okay, le spade d'allenamento di ferro, di bronzo, gli attrezzi, ascia, canna da pesca, piccone. Vediamo un attimino. Equipaggiamento, cibo. Porca la miseria, cioè, ci sarà da fare tanto, tanto taglio. Taglio, fusione, tessuto, lucidatura. Risorse, riscaldamento. Indice assemblaggi. Allora, praticamente stazione assemblaggio livello 1. Forno di pietra, controlla. Ah, ok, possiamo andare qui, quindi c'è l'indice degli assemblaggi e li troviamo subito. E il social è praticamente i rapporti che abbiamo con i vari personaggi che incontriamo. Perfetto. Allora, direi che abbiamo perso anche un po' troppo tempo.
Sono le 8:43, va la gilda del commercio. Allora, noi qui abbiamo praticamente il banco da lavoro. Quindi spada d'allenamento ci dice legna ci servono 8 e legno massiccio 3. Ok, quindi qua abbiamo poi tutto, gli attrezzi, equipaggiamento, cibo, mobili, creazione e missioni. Ok, naturalmente gli oggetti luminosi hanno più proprietà di essere risorse da raccogliere. Stazione di assemblaggio, mentre qui andiamo ad aprire direttamente. Ok, perfetto. Allora, andiamo, c'è la posta, vediamo, ci è già arrivata la posta, controlliamo dalle cronache di Portia. Ciao abbonato, queste sono le cronache di Portia, siamo finanziati dall'amministrazione cittadina e dalla sede del locale della Gilda del Commercio per portarvi gratis le ultime notizie riguardo alla città. Siamo una pubblicazione mensile per cui il giornale arriverà il primo di ogni mese. In caso di dubbi o domande non esitate a visitare il nostro ufficio sulla strada principale. Ok, perfetto, quindi letto non letto e possiamo uscire di qui. Allora, ecco le cose luminose che diceva raccogli, quindi stiamo raccogliendo pietra, 3 di pietra e legna, 3 di legna. Ok, ma mi sa che raccogliendo le un attimo, 614 esperienza più 40, però la nostra scende. Ok. Raccogliamo anche questo. Dulcamara. Perfetto. Penso che la Dulcamara possa bastare così. Un po' di legno. Nel frattempo che andiamo lì, ce lo raccogliamo. Legno e pietra. Aumenta l'esperienza, ma diminuisce l'energia. Ah, ok. L'energia diminuisce man mano che noi andiamo. Dai, comunque sono bello, bello. Cos'è qui? Negozio della chiesa. Vabbè, adesso non ci serve. Portia, Commerce Guild. Dobbiamo andare di qua. Sì, è questo. Allora. No, così spostiamo. Pietra, legna, dulcamara, bruco. Dove cazzo l'abbiamo preso il bruco? Vabbè. Entriamo alla gilda. Nice to see you. How are you settling in? Felice di vederti, ti stai ambientando? Cazzo, è quest'altra? Great. Fantastico. Let me introduce you to Lascia the che ti Commerce Guild. presenti alla Gilda del We're Commercio. the Siamo organization that l'organizzazione che orchestrates gestisce il trade commercio across della the città entire libera free e questa è cities la sede di region. Portia. Stiamo This is the abbastanza Portia impegnati durante branch. tutto Now then, l'anno. let me give you your Ok, ecco il builder tuo primo test. esame da This is costruttore. pretty Piuttosto easy. semplice. Crea Pick an un'ascia axe e un and piccone pickaxe e and bring them portarmeli. me. You need to have wooden Per stones crearli to avrai make bisogno di these. legna e You can pietra, puoi gather them raccoglierli on da your solo own oppure or buy comprarli them from da the tool attrezzi tools. assortiti nella piazza After you centrale. have the raw Dopo aver materials, ottenuto i also materiali craft grezzi, the items dovrai on a working creare gli list. oggetti su un I banco da saw your lavoro. Ho visto portfolio quello in di the tuo padre yard, in so cortile, check vai a and see if controllare se that's. funziona ancora. Perfetto. Allora, il primo esame da costruttore, un'ascia semplice e un piccone. Va bene. Andiamo subito. Il banco da lavoro nel cortile ti permette di creare gli oggetti necessari. Ok, non credo che qui ci sia un po'. Allora, torniamo dalla nostra casa che si trova subito qua. Vediamo se riusciamo. Ci serve praticamente crea, andiamo di qua, un'ascia semplice, quindi ci serve un altro po' di pietra e il piccone e ci serve il piccone lo possiamo già fare, leggero ma può rompere solo le pietre piccole. Tieni premuto il pulsante di attacco per un attacco continuo. Banco da lavoro livello 1, prezzo di vendita 8, quindi lo possiamo creare. Allora, così andiamo a creare massimo 1 perché possiamo creare massimo 1 e confermiamo e quindi meno 5 di ok, ci ha creato, possiamo uscire e ce l'ha messo direttamente qui. Ma se non volessimo spostarlo, no. Attimino, no, qua non lo fa, potrebbe farlo all'inventario.
Infatti, alimentario no, possiamo prendere, abbandona, riordina, usa, sposta oggetto con il quadrato. Ok, lo prendiamo qua e lo spostiamo. Destra zero, mio piccolo, no, non me lo cambia direttamente. Scambio barra oggetti. Conferma, o lei, sì, ok, perfetto. Allora facciamo così, questo lo mettiamo qua. Scambio barra oggetti. Che vuol dire? Ah, ok, con questo lo metto direttamente lì. Vabbè, se io dovessi lasciarlo, lo lascio qui e andiamo a raccogliere un po' di legna. Come saltavamo? Sì. Allora, legna e pietra ci serviva praticamente. Questa la possiamo raccogliere. Possiamo prendere il piccone. Abbiamo detto che il piccone lo usiamo con... Al momento non disponibile. Allora, come usiamo il piccone? Tieni premuto il pulsante di attacco per un attacco continuo. Missione. Costruisci una scia semplice e un piccone. Mostra il Presley come parte dell'esame da costruttore. Ok. Allora, così facciamo la capriola. Ah, ok, con il quadrato. Ah, le prendiamo direttamente. Perfetto. Allora andiamo a prenderci qualche pietrolina. Che cazzo? Ah, minerale di rame. Questo non si rompe. Allora andiamo a vedere gli alberi. Ma penso che per gli alberi ci serva una bella ascia. Proviamo. No. No, 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 no. Allora, dobbiamo andare a raccogliere un po' di legna. Possiamo correre? Com'era il correre con R1? Ok. Allora, raccogliamo la legna. E non possiamo tenere... Allora... Inventario. No, io vorrei andare... Al manuale. Ok, al manuale praticamente andiamo a vedere attrezzi. Allora, praticamente piccone, un'ascia semplice. Se io premo X, no, non mi dice con che cosa la devo fare. Peccato. Indice. No, vabbè. Non ce lo dice, noi andiamo alla ricerca di un po' di legna. Ah, lì ci sono delle coccinelle. E niente. Ok, un po' di legna sta qui e qui. Quindi prendiamo la nostra legna. Sono già le 14. Ok, ce ne torniamo, penso che ne abbiamo preso abbastanza. Ne abbiamo 12 di legna. Andiamo alla nostra casetta. Quindi con l'ascia molto probabilmente potremmo... Ok, creiamo la nostra ascia semplice. Certo, pietra e 5 di legna e 8 di pietra. Migliore banco da lavoro dell'edilizia, quindi se lo miglioriamo sicuramente potremmo fare molte più cose. Allora facciamo ok, ascia semplice, conferma una e usciamo. Quindi abbiamo, scusate, ma io allora inventario, facciamo una cosa. Questo lo possiamo mettere là, tutto quanto, e ci portiamo questo. Ok, anzi prendiamo, facciamo così. Ok, quindi con questo andiamo. Allora adesso il primo esame da costruttore, possiamo tornare. Ciao. Buongiorno.
Allora, sì, ecco, ok. Quindi facendo così ci raccogliamo la bellezza di fibra vegetale e legna. E gli alberi più grandicelli possiamo farli? Andiamo a vedere. Sì. Abbiamo anche livellato. Ok. Da questo prendiamo più legna e linfa di alberi. Anche la linfa di alberi. Io questo lo toglierei perché mi dà fastidio st'albero. Quindi facendo queste cose andiamo a migliorare anche la nostra esperienza. Perfetto. Ok, allora andiamo. Praticamente nella mappa. Rovina abbandonata. Vabbè, adesso andiamo a consegnare. Quindi. Vediamo di prendere questa licenza di costruttore. Allora, Presley, controlla, interagisci. Excellent Ottima quality. qualità, ben fatto. Puoi Nicely done. tenerli, volevo solo You vedere can cosa keep sai them. fare. Ora per I la just want seconda to see prova what devi you can costruire un do. forno di pietra. Now for the Questo è un second po' più test. difficile, You want avrai to bisogno build della a stazione di stone assemblaggio del furnace. tuo cortile This per one's a bit completare tougher. l'incarico. Se mi If I ricordo bene, remember tuo padre correctly, scriveva your delle note pa can dettagliate give very sulle cose che detailed account of costruiva. the things Prova a he dare made. un'occhiata al suo You manuale might della want to bottega e flick vedi through se c'è un his diagramma workshop per il handbook and forno see di if you pietra. find a Dopo diagram aver for the trovato il stone diagramma, furnace. usalo Once sulla you have a stazione di assemblaggio diagram, nel tuo cortile just per dare use il on via alla it. costruzione. Ok, controlla cosa? Questo modello di velivolo è stato creato da... ok. Perfetto, perfetto. Antoine, ciao Antoine, interagiamo Hi there. Antoine. I know who Un you bellissimo are. fiore, I'm segretario della Antoine. Gilda del We'll Commercio. probably be seeing each other Ehi là, later. io so chi sei, sono Antoine e credo che ci vedremo spesso. Hai incontrato Antoine. Quindi possiamo chiacchierare, fare un regalo, lotta e CFS. Carta, forbice, sasso. Ok, abbandono. Proviamo, facciamo carta, forbice, sasso. Allora, vai. Perfetto, pareaggio. Andiamo ancora con... Sasso. Allora, forbice. E vabbè, mi sta a copiare. Perfetto, 1-1. Andiamo con il sasso. Perfetto. E adesso andiamo con la forbice. Perfetto, quindi abbiamo vinto. Mi hai battuto ancora? No, manchi no. Rapporto più 2 insieme ad Antoine. Ok, perfetto. Che cos'è quest'altra cosa? Scambio di regali. Interagisci, vabbè, ci sarà da osservare, da guardare. Allora andiamo a fare il secondo esame da costruttore. Costruisci un forno di pietra. Perfetto, andiamo a fare il nostro forno di pietra, vediamo cosa ci serve. Allora. Vabbè, io facendo. Andando a prendere l'alimentario, ok, ci possiamo mettere questa e questo qui. Personaggio, quindi l'energia è 47. Credo che punti abilità ne abbiamo uno. Credo che l'energia si dovrebbe ripristinare una volta andati a dormire, o almeno credo. Proviamo a finirla, vediamo cosa ci dice. Quindi andiamo a vedere una cosa. Possiamo fare l'utilizzo della resistenza diminuisce di 3 mentre rotoli. L'utilizzo della resistenza diminuisce di 3 al secondo mentre scatti e l'esperienza ottenuta aumenta del 5%. Oppure il costo di energia diminuisce del 25% quando usi l'ascia. È molto interessante. Il costo di energia diminuisce quando usi il piccone. Calciare alberi e le attività di mietatura hanno il 6% di possibilità di doppio bottino. Calciare alberi? Ok, dovremmo provare. Poi c'è i social, aumenta il 20% la probabilità di ricevere un punto rapporto in più dopo aver chiacchierato. Aumenta il 20% la probabilità di ricevere 1 o 2 punti rapporto in più dopo aver fatto un regalo.
Aumenta i punti della bottega di 1 e le ricompense del 5% dopo aver completato un incarico. No, allora io andrei a fare prima il raccolto, quindi ce ne andiamo con l'ascia. Ok, andiamocene con l'ascia. Quindi, livello 1, il costo di energia diminuisce. Ok, applica. Ok, quindi siamo a livello 1 e possiamo chiudere, quindi consumiamo meno energia nel fare le cose. Ok, sta tramontando. Io nel frattempo toglierei anche queste pietroline qui, tanto comunque credo ci servano. Abbiamo preso qualcos'altro, il marmo, perfetto. E anche qui pietra e marmo. Ok, allora il cancello potevamo fare meno di metterlo comunque. Stazione di assemblaggio. Allora dobbiamo costruire un forno di pietra. Questo affare diventa incandescente, quindi maneggialo con cautela. Le pietre possono essere trovate ovunque. Qualunque albero fornirà legna. Il forno base può fondere minerali semplici. Per minerali migliori mi servirà un forno migliore. Puoi usare il piccone per spaccare rocce di dimensione regolare. Quindi crealo con un banco da lavoro. Sgabello in pietra per 1, pietra per 10, legna per 10. Quindi ci serve uno sgabello in pietra. Uno sgabello in pietra che si fa con 10 pietre e poi della legna. Allora io adesso. Allora, equipaggio la parte necessaria, mira alla sagoma della costruzione e premi quadrato per assemblare. La console della stazione di assemblaggio può essere usata per visualizzare materiali richiesti o per annullare la costruzione. È possibile recuperare le parti posizionandosi vicino alla sagoma della costruzione e premendo L1. Dopo aver assemblato tutte le parti, premi X per recuperarla. Ok, quindi questo sgabello in pietra. Per 1, se faccio così, l'oggetto deve essere selezionato dalla tabarra rapida, ma io non ce l'ho, quindi dovremmo costruirlo da qui. Andiamo a vedere. Ok, tavolino, eccolo qua, sgabello in pietra, possiamo già farlo, quindi lo creiamo, confermiamo ed è fatto. Quindi, ok, lo portiamo in trionfo. Quindi andiamo qua, posiziona sgabello in pietra. Ok. Perfetto, fatto. Quindi adesso ci serve recuperare. No, non lo recuperiamo. Che ci serviva altro? Legna per 10. Recupera scappello in pietra. Un attimino. Ok, scappello in pietra. Fatemi vedere una cosa. Forno di pietra e legna per 10. Ok, ci serve la legna per 10 che ce l'avevamo nel nostro inventario. Quanto avevamo? 31. Ok, la mettiamo qui. Andiamo e posizioniamo la legna per 10. Quindi è fatto. Il secondo esame da costruttore costruisce un forno di pietra. Quindi adesso recupera e lo possiamo posizionare dove vogliamo. Dove lo mettiamo? Io lo metterei qui. Sta vicino. Ok, allora vediamo un attimino. Ruota con R. Porca di quella miseria puttana. Ok, quindi lo possiamo fare così, in questo modo, e deposita ogni quadrato, crea e prendi. Ok, puoi usare l'ascia L2 per raccogliere oggetti. È possibile ruotare i mobili quando li posiziona a terra. Il secondo esame da costruttore costruisce un forno di pietra e l'abbiamo fatto. Quindi mi sa che dobbiamo recarci adesso. Sì, andiamo a vedere le missioni. Costruisci un'ascia del prenote. Trova il diagramma del forno di pietra manuale di assemblaggio e costruiscine uno. Ok, l'abbiamo fatto. Quindi dovremmo andare di nuovo da Presley. Allenati, Poli. Grande Poli. Sì,
Sono le 20:36, giro del commercio, orario di apertura dalle 8 alle 20. Ok. Ok, Poli, già che parliamo un po'. Allora, regalo, lotta, CFS, chiacchiera. Gli uomini dovrebbero essere forti quanto me. Mars? Oh, andiamo, neanche ci si avvicina. Va bene. Abbiamo conosciuto anche Poli. Allora, andiamo a dormire. Yuwa, interagisci? Tu chi sei? Sei una spia dell'impero di Duvos? Tu sei solo il nuovo costruttore, strano. Chiacchiera. Da piccolo immaginavo spesso di essere invisibile, per un po' ci ho creduto davvero anch'io, finché la mia insegnante non mi ha detto di consegnare i compiti. Va bene. Allora, perché abbiamo... Ok, questo sta aperto. Vabbè, io direi di andare un po' a riposare per andare domani mattina poi alle 8 a prendere finalmente la nostra licenza. Anche perché non vorrei fare dei video troppo lunghi, quindi magari... Allora, entriamo un attimino in casa. Quando Kirol avrà la sua macchina da cucito potrà modificare i tuoi vestiti. Ah, qua potevamo... Chiudiamo questo buco. Usa tre legna per riaprire il foro. Per riparare il foro, sì. Perfetto. Ne abbiamo ancora 18. Chiudi questo buco. Certo. Vediamo. Mi sa che non ci bastano. Usa 10 di legna per riparare il foro, sì. Quindi adesso ci serve questo, ci servono 20. Andiamo a prendere un po', tanto ce ne abbiamo 5. Vediamo quello che possiamo fare. Andiamo ad abbattere qualche alberello. Ce ne servono 20, abbiamo detto. Quindi siamo a 18, ecco, questo dovremmo farcela. Sì, ne abbiamo 26, così ripariamo tutto. Allora, ok, ripariamo anche questo. Sì. Perfetto, tutte le crepe sono state riparate. Finalmente riuscirò a dormire. Ok, allora possiamo andare a dormire perché sono le 23:26. Dormi. Andare a dormire? Certo. Giorno 3, mese 1, anno 1. Allora, alziamoci. Il secondo esame da costruttore. Dovremmo andare di nuovo lì. Quindi abbiamo recuperato, dormendo, abbiamo recuperato tutta la nostra energia. Allora, il banco del lavoro può essere migliorato dalla compagnia Edile AEG, situata in piazza Peach. Il miglioramento è necessario, vabbè. Posta, c'è posta per noi. Allora, dal municipio. C'è un nuovo costruttore, volevamo ricordarti che al momento porti a disposizione due rovine per l'esplorazione. Una rovina abbandonata che si trova sotto la Chiesa della Luce e una rovina pericolosa che si trova nelle lande collassate a est della città. Per questioni di sicurezza non potrai accedere a nessun'altra rovina. Grazie, municipio di Portia. Perfetto. Allora, come abbiamo visto, respawnano anche sia la legna da raccogliere. Ci svegliamo anche presto, sono le 7. Pinky, ciao Pinky, interagisci con Pinky? Chiacchiera.
Lo so. Vabbè. Allora andiamo alla gilda e iniziano ad arrivare tutti. 1, 2, 1, 2, ok. Alle 8, apre alle 8, è aperto. Dovrebbe essere aperto. Perfetto. Sono puntuali, non come nei comuni. Comunque, vabbè. Gli uffici comunali reali. Sì, Antoine è arrivato. Il nostro caro amico Presley Peresley. Incarico della gilda. Vediamo un po' nel frattempo. Niente, non ce l'ha. Higgins. È andato a prendere qualche bellissimo incarico. Presley. Allora, apriamo un attimo la mappa, vediamo in caso. Ah, noi stiamo qui. Ok, dovremmo uscire. Manca Presley. Dove lo troviamo? Esame da costruttore. Costruisci un Ashen replica un piccone. Mostra Presley come parte dell'esame da costruttore. L'abbiamo già fatto. Vabbè, contrassegna, vediamo. Caso dobbiamo andare di là. Dove sta? Sulla mappa. Che cazzo stai facendo di là? Ma di qua possiamo salire? Che cos'è? Ah, perfetto. Con un bel calcio, spicchio di mele essiccata. Allora, andiamo a parlare con Presley. Ottimo lavoro, sei passato. Grazie. Questa è la tua licenza da costruttore, congratulazioni. Ora devi portare la licenza all'ufficio del sindaco e registrare la tua bottega, dopodiché potrai iniziare ad accettare gli incarichi. Torna da me al termine della registrazione. Ok, perfetto, quindi andiamo subito a registrare la nostra bottega e ci troviamo. Peccato che la mappa non gira. Allora, appartamento. Portia. Dovrebbe essere in municipio, c'era scritto. Allora, no, beh, è certo, lo mostriamo a tutti. Guardate, signori, abbiamo preso la licenza di costruttore. Sindaco, interagisci. Welcome, welcome! Benvenuto, benvenuto. You Tu must sei. Devi be essere the andati, new ma builder! sono Gale, il I'm sindaco di questa Gale, città. È the davvero mayor. fantastico The vedere dei giovani beast che has partecipano made alla a Telesi e wonderful la decision. nostra società. I'm here to register my workshop. Sono qui per registrare la mia Very bottega. well. Molto bene, qual è il nome What's della the tua name? bottega? Vabbè, facciamo Dandadima. Potrebbe andare, Dandadim. Vai. Vuoi davvero chiamare la tua bottega così? Dandadim, ma certo, Dandadim, costruttore Dandadim, compleanno 17 del mese 1. Data di registrazione 3 del mese 1. Ok, Nice conferma. name. Dandadim, bel There, nome, the ecco la registration registrazione è stata is good, completata. thank you. Grazie. Also, Inoltre, una volta we're ogni going to anno, have a ogni fireside tanto avremo chat un meeting incontro once in a del while. focolare in There'll be città. an L'annuncio announcement arriverà from per me. posta. Cerca di Try not partecipare, to non let vorrei it mica slip che io ci through. vada da You're solo. the only one Io mi there. occuperò in gran parte degli eventi cittadini e mondiali, come al Others? solito, addirittura mondiali. Perfettissimo. Allora, ok, questo possiamo pure lasciarlo. Era un po' più magro prima. Perfetto, perfetto. Possiamo fare qualcos'altro qua dentro? No. Allora, torniamo dal nostro amico Presley. Dove sei? Presley. Ok.
Potevano evitare anche tutti sti caricamenti ogni cazzo di volta, però. Allora, missione completata. Ora sei davvero il proprietario di una bottega. Tuo padre sarebbe così orgoglioso. Lascia che ti spieghi i processi del nostro commercio. Qui all'ufficio di Portia pubblichiamo ogni giorno degli incarichi su quella bacheca laggiù. Perfetto. Ogni settimana creiamo una classifica delle botteghe basata sulla velocità e la qualità dei risultati che viene posta sulla parete alle mie spalle. Ci sono altre botteghe a Portia? Oh sì, con l'aggiunta della tua sono diventate 5. Oltre alla classifica, ci sarà anche una valutazione della bottega che verrà apposta sulla tua licenza. Più alta la valutazione, più alta sarà la qualità degli incarichi che ottieni. Ma non preoccuparti, se hai la stessa etica del lavoro di tuo padre, diventerai il numero 1, in men che non si dica. Una volta che hai terminato gli ordini, puoi riscattare la tua ricompensa da Antoine. Se proviene dalla gilda, oppure dalla persona che ti ha commissionato il lavoro. I costruttori guadagnano principalmente dagli incarichi della città del commercio, altri invece costruiscono oggetti e li vendono direttamente sul mercato. Anche così si guadagnano dei bei soldi. Perfetto. Comunque, dato che questo è il tuo primo incarico, ne ho ottenuto una apposta per te. Facciamo favoritismi a Presley, Higgins, ne hai già preso uno oggi. Non ci sono mai troppi incarichi, buona giornata. Testa di minchia. Quel rompiscatole è il proprietario dell'attuale bottega numero 1. Un uomo d'affari brillante, ma non mi piace il modo in cui si comporta. Beh, mi dispiace, quello era l'ultimo per oggi. Un lavoro per te. O forse no. Che cosa c'è, Arlo? Vogliamo costruire un ponte per Isola Ambra. Quindi il sindaco ha finalmente elargito i capitali. Bene, andati, ma benché giovane è all'altezza della sfida. Sì, ho immaginato che un posto del genere possa diventare una grande attrazione turistica, vista la caverna infestata e simili. Andati, ma controllo il manuale della bottega di tuo padre e vedi se c'è un diagramma per il ponte. Mi ricordo che ne ha costruiti un sacco. Se c'è, usalo presso la stazione di assemblaggio. Dopo che hai terminato i pezzi del ponte, dovrai recarti al luogo designato e assemblarlo. Perfetto, inoltre questo è molto importante. Per i progetti più grandi, come un ponte, dovrai andare ad esplorare le rovine abbandonate in cerca di materiali. Porti a una rovina di questo tipo, che si trova sotto la torre del tempio. Ok, quindi ponte per Isola di Ambra. Dovremmo fare il ponte. Allora, usciamo. Sono le 11 di mattina, quindi bello il fatto anche che non ci siano sempre giornate soleggiate, cioè cambia a seconda. Ok, allora ragazzi, Dandadima, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Allora, noi dobbiamo fare praticamente un ponte. Allora, macinatore, macchina tessile, testa di ponte di legno, corpo principale del ponte di legno. Quindi dobbiamo fare queste due cose. Ci servirà le assi di legno, che si ottengono dal legno massiccio, tubo di rame, lingotti di rame. Poi ci servono le lastre di bronzo, mattone. Porca di quella puttana, va bene, ci serviranno tantissimi materiali. Allora, ok. E niente ragazzi, con questa prima puntata di My Time at Portia possiamo anche salutarci qui. Se vi è piaciuto il video, naturalmente continuate a seguirmi, lasciate un like e iscrivetevi ai miei canali YouTube e Twitch. Un saluto da Dandadima e ragazzi, ci vediamo al prossimo video.